eccoci qua ho scelto questo layout um, sobrio sobrietà in questo layout vi dovete far sapere come si sente tutto quanto perché in teoria ci possiamo mettere anche questa musica Più bassa Un po' più bassa Mixerino Io la sento troppo perché mi arriva Oh, oh così ci siamo eh. Grande Tringasimo Tringa Simo. Fammi sapere come si sente Come si sente Tringa Perché non so come si sente l'audio. Non so se mi risento. Intanto... Uè, Ok 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 hoc, hoc, grande hoc, 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 tra l'altro, devo anche aggiornare eh, qui sotto le impostazioni del canale Telegram. Poi le aggiorniamo. Allora, vedo che la chat, chat box, è da spostare un pochettino. Perché sennò non vi leggete. Eh, che facciamo? Che non le fai all'ultimo queste cose? Eh, ovviamente sì. Allora, secondo me, facciamo prima a metterlo sopra. Giusto perché so uno che non. non fa le cose all'ultimo momento. La musica di sottofondo si sente? Io volevo parlare, volevo spendere altre due parole sul. sul gesto. sul gesto di amore e fratellanza di Papa Francesco. Non so se avete... quale musica? Perfetto, vuol dire che non si sente, non fa niente. Allora la stoppo prima perché la sento solo io, se sennò... no... Ok, posso. Non si sentiva prima, quindi va bene così. Vi volevo far vedere un paio, un paio di filmati... Perché per quanto riguarda, appunto, dicevamo il gesto di amore e fratellanza di Papa Francesco, si, si continua a dire, si continua a dire che, è un, um, che è un gesto normale, ok? Ci sta. E si continua a dire che eh, non è che... oh sì, ho schisblonzato. Ehi, eh... Cazzo di nome ci avete, dai. Mario, posso chiamare a Mario? Perché non ci siamo sentiti ieri per messaggi, non mi ricordo non mi ha detto come ti chiami. Quindi sarai Mario. Se avete dei nick impronunciabili. Oscar, grande Oscar. Allora, Oscar, visto che io gli stavamo chiacchierando, tu che ne pensi? Lo stalker, lo stalker di ieri notte. Che ne pensi del fantastico gesto di pace e fratellanza di Papa Francesco? Qual è la vostra opinione? Picciola. sullo schiaffetto dato dal Papa alla pellegrina asiatica ha fatto bene è un gesto ci può stare è colpa dell'anziana è colpa della, della cinese è colpa del Papa che in realtà è una persona essendo un gesuita curioso di sapere quali, quali, quali sono le vostre opinioni a riguardo perché in realtà è proprio il papa che è fatto così è una persona irosa è un vecchio neurotico perché come ha sbroccato eh, è sempre colpa dello spirito santo esattamente come quando pietra ha ucciso Anania bravo bravo giusto giusto questo è, un questo è un passo che sta nel, eh, negli atti, ne ho parlato pure, vi ricordo, ad una messa. Praticamente la scena è bellissima perché... Oddio, ho un cazzotto al microfono. La scena è bellissima perché... Eh, ci sono appunto gli, gli apostoli, si parla dopo la morte, la morte di Gesù, e quindi stavano lì gli apostoli, stavano gestendo un po' tutte le cose, e c'era il fatto che bisognava dare dei soldi. A chi faceva parte di qua cerchia. E ehm, questa coppia, vedete che è successo? Il marito non avevano dato i soldi a, a Pietro. Che stava gestendo il cerchio. E quindi Pietro è andato dal marito e gli ha fatto, e ha detto: Ah, non hai dato i soldi. Eh. Praticamente nel Vangelo non si legge che Piero gli dice: eh, Allora Spirito Santo ti punirà e questo muore. Poi. Uguale, fa la stessa cosa, fa dalla moglie, dice: Visto tuo marito che gli ha fatto lo Spirito Santo, ha fatto un buccio di quello così perché gli ha dato i soldi? E uccide anche la moglie. Questo per capire che setta era ai tempi, è tutto scritto nel, negli Atti degli Apostoli. Eh? Ipocrisia allo stato puro dei fedeli cristiani: ci sono frati che raccontano di aver ucciso 100 bambini in una sola notte. Preti pedofili, che... ci sono frati? frati che raccontano di aver ucciso 100 bambini in una sola notte. Predi pedofili che violentano sordomuti, spostati all'estero e fanno un'altra scuola per sordomuti e violentarne altri. È dimostrato che il 7% dei prediti, ricerca del 1950 al 2000, ha violentato bambini. Finanziamenti e collusioni con mafia, guerra e massoneria. Wheeeeeeeeee! Samael, Samael! Grande! Il, il Rocco Siffredi del Pollaio! <ride> Grande! E vi preoccupate di uno schiaffetto del cazzo? Eh, beh, sì. No, ovviamente. Tondata di indignazione verso lo schiaffetto è ridicola. Se proprio vogliamo parlare di Papa Francesco, nel podcast ho uh, fatto sentire delle dichiarazioni molto, molto, molto più gravi. Quando ci fu appunto l'attentato a Charlie Hebdo, il Papa disse, no, beh, non bisogna rispondere con violenza, però eh, se insulti mia madre io te do un cazzotto, è normale. Quindi per Papa Francesco, il terrorismo è normale. Io ero ottimista, ma non cambierà mai nulla, scusate, sfogo, ma sono depresso. E purtroppo, come, come dico, spesso non ci, non ci libereremo mai delle religioni. Non ci libereremo mai dalle religioni perché eh, la religione è una risposta semplice a chi non ha la forza di farsi domande. Dio è la risposta più semplice di tutte. Perché mi è successo quello? È morto un mio morto. dio? Dio, 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 Dio è la risposta per chi non ce la fa ad affrontare quella grande secchiata di merda che è spesso è la vita ridere. guarda, adesso vi faccio vedere un uh, piccolo filmato proprio riguardo Papa Francesco, per dire che non è che si è comportato così perché è stato strattonato. Cioè, non, non è necessario strattonare il Papa beh, affinché il Papa attacchi. Meno male che la chiesa non c'ha un dio gallo, se no ogni live mi dirà di fuori. Eh sì, sì, per forza. Allora, ci spostiamo qui. Eccolo, sempre la mia finestrella. Guardate. Guardate bene. C'è una sorina che gli si avvicina con la mano e... Zackate! Avete visto? Lo faccio rivedere? Cioè non è che è stato strattonato qui, eh... Quella sola allunga. Eccola là. Hai visto? La rivediamo. Questo, questo secondo. Guarda. E schiaffone sulla mano. Così. Gratuito. Completamente gratuito. Guarda. Sta cazzo di mano. È divertente. Eccola. E. Perché? Andre. Foll. Ciao, bello. Come stai? Chiamatevi, Mario. Giuseppe, Paolo. Perché. Faccio difficoltà. <ride> guarda, lo rivediamo. Lo vediamo, anzi, lo vediamo così, è rallentatore, guarda, eh. Guarda. La suora. Il Papa, il Papa, il rappresentante di Dio in terra, fatti la mano, eh. Ecco. Eh. Tecci, tua... Schiaffo sulla mano, completamente gratuito, di Papa Francesco. Eccolo là. Questo stoppato il video. Buoni. Lo rivediamo. Ecco qua. Guarda. mi dà la mano boh pizza sulla mano così gratis che merda eh mi pare che ha detto che non vuole essere toccato come se fosse una cosa magica ma sei il papa sei una cosa magica quello è il problema ma se uno usa una tecnica per attaccargli la moglie così ah potrebbe essere un attentato della suora è vero è vero però ha buoni riflessi hai visto sta dove su una mano, bellissimo, bellissimo. E il problema, sì, eh, l'hanno detto spesso, eh, perché il Papa è contro la, il culto della persona, contro l'idolatria, del... ma lui è il Papa, cioè il Papa, che cazzo è il Papa? Il Papa è il vicario di Cristo. Il Papa in, eh, teologicamente viene eletto perché tutti i cardinali si riuniscono, poi lo Spirito Santo li guida verso la scelta, cioè quindi il Papa è proprio, eh, cioè ha, ha lo Spirito Santo dentro di lui, capito? È l'esponente massimo di questa religione di pace e amore. Non puoi via pizze le suore, capisci? cosa voglio dire? Non puoi neanche dire di essere contro il culto della persona, perché tu sei il culto della persona. Sei il Papa. Mm, si legge alla francese, però so della <ride> Per il resto le religioni le abbiamo messe noi... Noi stati sul piedistallo, sì, sì, vero, vero ma no. le religioni fondamentalmente sono, come posso dire, sono, è la politica, è politica la religione, è la politica, è una forma di governo del passato, non è nient'altro che questo, la religione nasce sì per dare risposte ai sensi della vita, ma viene usata Governare, cioè la religione prima serviva per quello. Oh, grande Peppe! Bellissimo. Tu come sai Dicevamo appunto. Sono delle forme di governo. Prima per fargli fare le cose, la gente non è che gli potevi. Di, eh, Parce il martello. O, o fascismo. C'era cioè, cioè la religione. Era le, la religione muoveva le masse. Era una forma di politica. Era il partito unico. Che era la religione. Una bandiera che cioè, dio. Grande! Verrai Ah, stai. Sei l'ost. Però io sto sotto. Aspetta, che adesso ci spostiamo anche questo. Lo mettiamo sopra. Oh. Grande Easy Fix Roma. Ma non l'avevo letto perché ce l'avevo sotto. Grazie per l'host, o Stefano o Fabio, porco democristiano. È un insulto o una verità? Eh, chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma. Vedetelo, vedete nel, nei paesi quelli. Bentornato allo streaming eh, dopo un sacco di tempo, un sacco di tempo. Sono deciso che quest'anno eh, quest si lavora di più. Eh. Se Dio vuole, se Dio vuole. ho pure i quantini di padre Pio, Ho visto? Cioè, vedete, non le, nei paesi quelli, quelli che stanno un po' più indietro rispetto ai diritti umani, no? eh, nelle, te, nelle teocrazie islamiche soprattutto, e lì la religione è il governo. Lì, se devi fare devi fa, fa qualcosa al popolo e devi usare la religione, non è che puoi usare l'ideologia politica. È la stessa cosa l'ideologia politica e appunto è una teocrazia. Il proprio ha tirato: momenti naturali a riflessi. Ma stai fumando o stai assorbendo lo spirito san... È incenso, è incenso questo. È incenso che serve appunto per entrare in contatto con il mondo, ìeeeh Gennà! Buonasera. Benvenuto. In chat. Poi, nei paesi che invece sono andati avanti Che hanno avuto l'illuminismo, lì, lì la religione si è dovuta spostare. Si è dovuta spostare. Piano, piano piano la religione si è spostata. Ma funziona ancora adesso la religione in politica. Guarda quel paciarotto di Matteo Salvini. Vangelo con i Rosari con i Vangeli. Parla con la Madonna. La Madonna gli dice che... di guardare negli occhi le persone per capire se mentono. E guarda quanti cazzo di voti tira Diciamo che anche questo fideismo è tipico delle regioni abramitiche. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E beh, ma sono quelle che poi governano il mondo, le regioni abramitiche. Riflessi in combattimento, chierico Monaco. Ma stai a freddo gelo come il bambinello? Eh, sì, si vede, si vede. Sto vestito, ho il cappotto, però. Ho pure il pigiama sotto, per, per dire, eh. Ciao, saluti a Vincenzo che te stai a fumare. Il mondo greco metteva la filosofia al di sopra del mito e uti oh, uh, utilizzava il mito nel momento in cui non era possibile spiegare la realtà. È vero, è vero. Ma invece la, la religione e le religioni abramitiche sono quelle più pratiche eh, a livello di, di gestione delle masse, fondamentalmente. Con le religioni abramitiche si sono mosse più guerre di controllo e di conquista della storia dell'umanità, ancora oggi. Ancora oggi, se voi leggete tra le righe, pure quello che è successo ultimamente, ci siamo risvegliati nel 2020 con le prese per il culo del Papa, bellissime, e poi siamo di nuovo sull'orlo di una guerra. E voi. In questa guerra qui, c'è cioè, di nuovo tra le righe, c'è la guerra. È una guerra di religione. Anche questa, eh. Non, non, ovviamente non è il vero motivo, ma. È una lettura di queste cose qui perché c'è la religione cattiva che è l'Islam, che è, è l'Iran, finalmente salve padre, grande Ale Lib, benvenuto in chat. E poi c'è la religione buona che è quella degli, degli Stati Uniti, che è quella di Gesù, del cattolicesimo, della Chiesa. Anche questa è in una parte una guerra di religione. C'è sempre lo scontro tra uh, il mio dio ce l'ha più lungo del tuo fondamentalmente. Si spengono queste cazzo di sigarette. No, accendino, no. No, c'è solo questo è terribile, mm. ok. Allora, io oggi in questa oretta che saremo insieme. Forse di più non lo so. Di nuovo, le guerre giudaiche li, eh, li separa, li fa combattere tra loro sin dall'antichità. Lo Spirito Santo ha detto no a ma sigla, ma sia balzavoia. Poi la, la voglio fare una live di approfondimento su, un, su il fatto che la religione è politica. Ora si chiamano sigarette. No, no, è tabacco, non fumo altro. Tutto al naturale, tutto al naturale. Ho smesso, ho smesso con, con, le, con, le cose, con le cose illegali. Mi è apparsa la Madonna in sogno una volta, come, come Paolo Brosio, no? Sapete, Paolo Brosio, come si è convertito? Sì, Paolo Brosio stava in un festino, in un'orgia di, di puttana e cocaina. E a un certo punto ha sentito una voce alle sue spalle, e non era Abdul, ma era la Madonna che gli ha detto: Lascia perdere tutto, convertiti, vieni da me. Paolo Brosio, Paolo Brosio esatto, finito sì, una voce alle spalle. Come, come succede spesso con Jennifer a Nerd City, che è una città RP di GTA. Religioso. ridicolo. È un documentario. Sul... Ah, bello 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 questo documentario. L'ha linkato adesso Oscar. Oski, X, y XYZ come il segnale per chiamare City Hunter? Se non l'avete visto, guardatevi questo documentario di Bill Maher, è fantastico! Si chiama appunto Religiolus Non so se. vabbè, no, beh, mi bannano perché sennò sarebbe bello vederlo insieme. Eh, i nostri fondoschiena un po' meno ci manca. Jenny <ride> fa molto ridere e fa molto riflettere su quanto sia in mano la tragedia. Eh, la malattia della religione. Allora, adesso noi ci vediamo un filmato, ci vediamo un bel filmato che, è, a mio parere, è il filmato più bello del mondo perché parla dell'Apocalisse ed è un, in, eh, un, un inno all'Apocalisse, eh, un'esaltazione di quello che per alcuni sarà l'Apocalisse, soprattutto per i pentecostali, i testimoni di Geo, eh, tutta, tutti, tutto questo mondo protestante settario eh, del cristianesimo. Perché per loro l'apocalisse, nonostante moriranno in una maniera atroce milioni e milioni di persone, è una cosa bellissima, è un avvento meraviglioso. Ma dai, tu indovinavi sempre! Allora ragazzi, vedete, in, nel server online eh, Nerd City, delle fantastiche Larendini, c'era Jenny, Gennaro, che faceva il primario, faceva e, Scobar, e ti faceva un gioco di magia, ti appariva alle spalle con le mani alzate, e tu non dovevi indovinare quante dita erano? Eh, purtroppo era sempre un solo dito, il Pollicione credo che sia, però non lo so. A te l'avevi visto il video sulla fine del mondo islamico di Arbin? No, no, porca miseria, se me lo dicevi prima ci vedevamo anche quello. Samael, il... cosa del cristianesimo non è settario? Beh, è vero, è giusto. Anche se loro lo chiamano elitario, è vero, è vero. Allora, noi ci spostiamo. Mandalo, mandalo. Che se mai lo... lo scarico nel frattempo. E ci vediamo in questo video. Questo video che io adesso apro, mm -mm -mm -mm. ce la farò? Che io ho preparato queste cose. Eh, no, non è questo, ma è questo qua. No, non è nemmeno questo. È questo. Eccolo qua. L'ho aperto col player sbagliato. Aspettate. Allora, fatemi sapere se l'ho stoppato un attimo. Bella giornata, buon lavoro. Non mettete porno, no, no, assolutamente. Fatemi sapere se si sente l'audio di questo filmato perché anche la musica è bellissima. E arriva sul suo cavallo. Aspetta che dobbiamo spostare un attimino la ehm, finestrella. Qua così. È una spezione di Adrian, no? Di audio, un cazzo si sente? Non si sente l'audio del filmato. Forse se alzo così, Brian di Nazareth. Film spaziale, allora ditemi. Se si sente, dobbiamo capire. Adesso ah, questo Gesù fa troppo ridere. Questo è Gesù dopo per cenone. Perché. Ah, è il guanciotto che c'ha sto Gesù. È ah, l'albero della vita, è giusto, è vero, Samu. È vero, è vero. E passa l'eternità in mezzo ai fiori a masturbarsi. No, perché è peccato. Eh, c'è una cosa in un occhio. Ma si sa che a loro piace Yahweh eh, Ti ricordi il passo sul prestito? Eh sì, sì, come no? Eh, più peccaminoso questo video di un porca madonna Che bello E eh, la terra, questa sia sì, la terra Prima Ma 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 Ue, Red Dragoni Benvenuto in chat Mo tocca a quello di Arbin Ah, è vero, me l'avevi mandato Me l'avevi mandato Aspetta che adesso però lo devo scaricare Tacci de te Eh, preso su YouTube L'hai preso su YouTube, quindi adesso me lo devo scaricare. Tacci di te. Ok adesso comunque devo aprire 200 pagine. Uh, per una volta che ci avevo tutto preparato mi è dovuto da un video. Ok, vediamo un po' se questo va. Ok. Un attimo, così lo scarichiamo. Fanno anche il 2 in guerra contro i diavoli. Ma sì, ma spero di sì perché è veramente bello. Ho letto di una quindicina di religioni. E ci siamo scelti la peggiore. Forse Dianetics sono messi peggio. Ma non lo so. Eh, sono talmente tante religioni nel mondo che, che probabilmente finiremo all'inferno in ognuna di esse, ragazzi. Tedeve l'anima in pace. Non saremo mai giovani nell'aldilà. Ehi, perché così tanto ci mette? Eh, vabbè No, c'è qualcosa che non va Un'ora rimanente, perché? Tre minuti, no vabbè, sta un attimo il server Da dove lo sto scaricando Tacci tua, Samuel Allora, quello di Arbin Tu l'hai visto com'è? Interessante Fa conto che quando me l'ha mandato Arbin diceva di non commentare, per forza, per forza, Arbin eh, ti parla delle cose della sua religione ma non vuole che si commenti, ovvio. Infatti hai visto, quando l'abbiamo commentato è uscito dal gruppo. Allora, ah, a proposito di gruppo, io devo aggiornare qua il pulsantino del Telegram, perché in realtà il canale Telegram è cambiato. Adesso abbiamo proprio il gruppo. Con cui si può chiacchierare, discutere e come cazzo recupero? Forse ci riesco. Se avete avete il link condivisi, video messaggio menzioni, no, allora facciamo. Eh? Facciamo al volo un attimo. Solo devo giusto recuperare il link. Nel canale Telegram, eccolo qua. E andare a cambiare il link dei pulsanti qui sotto. Modificare i quadri. Il Telegram. Cambiamo il link, eccolo qua. Ci aggiungiamo quest'altro. Finito. Posso. Ho visto. Un attimo è stato. Olè. Adesso, se cliccate sul pulsante Telegram in basso al canale, vi aggiunge al gruppo Telegram. Oh, la fino di scaricare. Fermi tutti, adesso ci guardiamo. Adesso ci guardiamo il video dell'Apocalisse. Però questa volta è eh, la versione islamica. Non l'ho mai visto, quindi lo vedo per la prima volta con voi. Ma eh. vediamo se. Samuele ci ha mandato una cazzata. O magari lo apro adesso ed è un porno. Che sarebbe pure meglio, però. Eh, no, ho cambiato scena a questa qui. Fermi tutti. Stop al video. Un attimo che sistemo la finestrella Ok Uè, Francesco Lombardo Salve padre allora molliamo uno sgassone non fedele Eh il signor Mario Non so se ha superato l'anno eh Ah allora, siete pronti Adesso ci vediamo Hey, grazie dell'hosting. Grazie per aver diffuso il verbo. Adesso ci vediamo. L'Apocalisse, versione slamica. Ci potresti inviare il link di questa apocalisse. Eh, pregne d'amore. Allora, quella che abbiamo visto prima ce l'ho condivisa sulla pagina Facebook. Questa qui me l'ha mandata Samuel. Quindi, Samuel, metti il link di questa apocalisse nel frattempo ce la iniziamo a vedere anche qui direi effetti speciali ci siamo ah l'italiano aspetta che qua perché se questa è centrale quindi dobbiamo spostare un altro pochetto la finestra vediamo un po più piccolino vediamo un po ecco qua Ditemi se l'audio come sta Perché io non lo sento Non ho le cuffie Giorno del giudizio Eccoci qua Il potere appartiene alla L'audio c'è Se è troppo alto troppo basso Non lo so Giorno del giudizio Vediamo che succede Quanto cazzo dura sto video? Ah oh, non lo so forti fortiale Grazie del follo Verrai salvato figlio These are dark questi sono. Eh, aspetta, però, che così non leggete tutto il testo. È eh, importante, importante. Ok. Facciamo. Poi la sistemiamo questa finestra. La facciamo un po' più grande. Eh? I... Questi sono tempi. Ok, che succede? Perché? Cos'è? Il Matrix? Perché c'è il Matrix? Ah, Power is for Allah. Mamma mia, sembra tipo l'inizio di un film del. serie B. Beh, non ho un cazzo nell'apocalisse Ok. E quando questo avverrà, ma se è città futuristica, dostante, in quel giorno la madre si dimenticherà del suo bambino Perché? A causa del suono del corno, in quel giorno il suono del corno è così terribile, così tanto che vedrete gli uomini come se fossero Non sono... Ma che cazzo, troppo veloce, aspetta un attimo Intanto vedete gli uomini come se fossero ubriachi allora, qui abbiamo il suono del corno, esattamente come nell'apocalisse dei cristiani. C'è il suono della tromba. Essendo l'Islam stato inventato dopo l'ebraismo, il giudaismo e il cristianesimo. L Ho copiato un po' qua e un po' là. Allora, così tanto è vero gli uomini come se fossero ubriachi. Ma in verità loro non sono ubriachi. Mi viene in mente eh, il hadith di Abdul. Abu che disse: Satana e il suo esercito inizieranno a correre e a nascondersi Perché è il suo esercito? <ride> che sanno scrivere? Satana e il suo esercito inizieranno a correre e a nascondersi, ok si metteranno a correre e a nascondersi. E il Corano ci dice che in quel giorno non avrete rifugio e non potrete negare, alcunché. Come esattamente sta scritto anche nella Bibbia, dei cristiani. Nell'Apocalisse, scusate, gli uomini guarderanno verso il cielo e cosa vedranno? Vedranno che il cielo sembrerà come la lordura nera del petrolio: esploderà e diventerà pezzi a pezzi. La terra sotto ai loro piedi si farà pezzi a pezzi. Gli oceani saranno infuocati in quel giorno, esploderanno e si dirigeranno verso di loro. Allora è più grande, immaginatevi tutto questo con la vostra mente: che gli oceani saranno infuocati ed esplodono. Cioè, popo, cioè copiata da para para dall'Apocalisse dei de, de cristiani. Era Nicolas Cage, oddio, me lo so perso. Ma si, sì, avranno fatto un collage di roba dei firmacci. Vediamo un po': dove l'hai visto, Nicolas Cage? Allora, No, forse sarà più indietro <ride> Le stelle perderanno nello splendore e schiacceranno in basso, vuol dire che sarà buio totale Quando il buio avrà coperto ogni cosa non rimarrà più niente Ah, innanzitutto bisogna dire una cosa Almeno quegli altri il filmato se l'erano fatti per cazzi loro Cioè avevano girato delle scene, avevano preso gli attori Qui hanno fatto un collage di roba dei brutti film Ok, che non brillano per originalità questi dell'Islam, però almeno i filmati voglio dire. Almeno qui inventate qualcosa di vostro. Porca ci racconta che? Che ci racconta? L'angelo della morte dirà all'altissimo: oh Allah. Oh là, tutto ciò che era nei cieli e tutto ciò che era sulla terra non esiste più. Grazie, grazie. Tranne coloro che tu desideri che rimangano vivi. Esattamente come la apocalisse di Cristiano. Allora dirà chi... aspetta, 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 fermi, 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 fermi. Allora, qui c'è da eh è da farla notare questa cosa, eh? perché stiamo parlando di, di, di dei onnipotenti, onniscienti, che conoscono tutto, che tutto funziona secondo il loro volere. Tutto è già stato deciso, è già, tu, sanno tutto, sanno tutto. A parte... Chi è rimasto? Chi è rimasto? Non lo sa, come non lo sa? Ma perché? Ma non lo sa, ma non è possibile! Ah no, vabbè, non lo sa, non lo sa. Che bisogna fare? Che cazzo era quello? Cos'è Un ufo cos Ah, l'angelo della morte dirà... È rimasto Gibrail, è rimasto Micah, è rimasto Isaac. Isa, Isa. E gli angeli che tengono il tuo trono, loro sono rimasti. Dirà. Che venga la morte su Gibrail. Perché? Che venga... Ma la... erano rimasti? Che morte, e, se... e che venga E la morte venga per tutti quegli angeli che tengono il mio trono. Ah, vale roba! Eh. Chi è? Chi ri, richiede di nuovo chi è rimasto? Cioè, magari si è salvato qualcuno. Ma non lo sa Chi non lo sa? Eh. Vabbè. Non è rimasto più nessuno, è eh, grazie al cazzo, eh. Okay. Chiede nuovamente. Mi... Chi è rimasto... <ride> <ride> Ognuno ha la password desiderata di accedere al paradiso, tipo se hai l'alzheimer, la dimentichi. Che... Ma allora ho appena detto che non era rimasto più nessuno. Io sono rimasto, tu sei rimasto e non è rimasto più nessun altro. Ah, cosa fanno... Sono rimasti loro due, l'angelo la morte e Dio Io ti ho creato per uno scopo E tu hai compiuto quello scopo E lo uccide pure lui Dunque Ma che cazzo Aspetta Ma che Sono Sarai... <laughs> Perché Ma non Ma non ha alcun senso I remain. You remain. E eh, giustamente, hai finito quello scopo. Tu scopato e cosato, così. Ok, quindi tutti, si terrà tutti i mondi nella sua mano. Alzerà la voce e dirà. Io sono là. Col punto interrogativo, cioè, non lo sa nemmeno lui. A chi appartiene il dominio divino oggi? Eh, ho ucciso tutti! A nessuno! Ma con chi sta parlando? Se sono tutti morti. Ma cioè, sembra tipo la scena. <ride> sembra tipo il ragazzino che ha al via il pallone. Va, non si gioca più. Il pallone è mio. Eh, non giocavo più. Eh, grazie a al cazzo che nessuno risponderà. Irresistibile. No vabbè. No vabbè. Da, grazie Saura per avermi mandato questo video. Perché si delinea un... un aspetto psicologico di queste divinità. E finisce così. Finisce così. Ok, quindi lui uccide tutti, anche l'angelo che ha usato per uccidere tutti, chiede perché non, non lo sa effettivamente, una volta che ha ucciso tutti e che è rimasto solo lui, prende tutta l'esistenza le in mano e fa, ah! Eh! E adesso chi è il più forte di tutti? Eh! E che cazzo... Che cazzo, che gli... Non, non ce la faccio, non ce la faccio neanche a commentare non... Che gli vuoi dire? Cosa, cosa gli vuoi dire? Probabilmente, probabilmente sì È un narcisista di quelli... Non hanno né capo né cosa Sono più forte di tutti! C'è stato solo lui Mamma mia, mamma mia Ragazzi, se trovate altri filmati del genere, rimandatemi E magari nelle prossime live ce li guardiamo insieme Maturo per essere un dio, sì, effettivamente Eh sì, sì, complimentoni Ma Allora, io mi ero scaricato Però probabilmente non ce lo vediamo oggi perché è già passata un'oretta eh, mi sono scaricato ragazzi il cartone animato dei Testimoni di Geova, è un'ora di cartone animato diviso in tre parti. Ed è eh, l'indottrinamento che usano eh, i Testimoni di Geova per indottrinare i loro bambini. Non so se l'avete mai visto, anche lì sono stati spesi dei soldi. Ed è qualcosa di bellissimo. Qualcosa di bellissimo. Cazzo, avevo fatto ricerche di foto sui simboli religiosi e avevo finito Memorial Cell. A quello con l'ele? Che cos'è quello con l'ele, Samuel? Uh, l'ho visto, fa troppo pisciare. Sì, c'è un'ora di cartone animato sui testimoni. Di... Ah, quello con l'ele, il bambino de... del cartone animato. Sì, sì, è quello lì. Eh... Ne vediamo, guarda, ne vediamo solo un pezzetto, perché io l'avevo scaricato un pezzetto prima di scaricarlo tutto. Se lo trovo... Dovrebbe essere... Questi sono i tre. Questo qui. No. Lodato, Gesù. Questo no. Questo qua. Eccolo qua. Trovato. Allora ci vediamo un pezzetto di questo. Tanto dura tipo mm, due minuti, poi ce ne andiamo a fanculo. Troppo piccolo, ingrandiamolo. La prossima volta sistemiamo questa finestra. La facciamo un po' più grandicella. Si è lodato <ride> Gesù subliminale. Allora, questo lezione 22: questo filmato insegnerà ai bambini come approcciarsi con gli altri bambini che hanno dei genitori dello stesso sesso siete pronti? Eh? Lezioni di vita ragazzi vi sto portando la, la parola eh? siamo pronti la bambina in classe è interdetta perché vede il disegno di un'altra bambina che ha due mamme. Vedi, mm, non capisce. Mm, ci pensa. Ascoltate, eh. Guarda, mamma! Oggi a scuola ho disegnato la nostra famiglia. Che bello! Devo finire la faccia di Lele, però. <ride> Andy Cazzo. ha disegnato due mamme. Ok. Lo sguardo della mamma è interdetto. No, adesso dovete ascoltare i dialoghi. Fate attenzione ai dialoghi, eh. Mi ha detto che sono sposate. La maestra dice che l'importante è che due si vogliano bene e siano felici. Cioè co Cosa vuoi dire contro questa affermazione? La maestra ha detto che l'importante è che si vogliano bene e che siano felici. Non puoi controbattere a una cosa del genere, ok? Se sei una persona normale, dotata di un intelletto normale, sì, è come se è vero che, si, che i bambini si, si fanno quei, quei problemi. Sì, probabilmente i bambini dei testimoni di Geova sì. può vedere il punto esatto in cui il suo cuore si spezza. E la mamma dice... Cosa gli risponderà la mamma? Cosa può rispondere la mamma ad una bambina che si pone queste domande e poi dice... Ma la maestra mi ha detto che l'importante è che si vogliono bene e che siano felici. Ascoltiamo la mamma. Vedi, ci sono tante idee diverse su quello che è giusto e sbagliato, ma quello che conta davvero è il pensiero di Geova. Ci sono tante idee diverse su cosa è giusto e sbagliato, ma quello che conta davvero è il pensiero di Geova. Geova è Dio, vedi, signori, Geova, Yahweh, tradotto Geova. E qual è e quale sarà mai il pensiero del Dio d'amore? Sì, vabbè, lascia perdere lui vuole che siamo felici e sa come possiamo esserlo veramente. Jewa vuole che siamo felici, ma e sa come possiamo esserlo veramente. Quindi non è che ti lascia <ride> la scelta di scoprire con la tua felicità. Te lo dice lui. Per questo, ha ideato il matrimonio in un modo preciso. Vuoi dire tra un uomo e una donna? E... Jewa ha ideato il matrimonio in un modo preciso. Sappiamo tutti che Adamo ed Eva erano sposati. avevano fatto la cerimonia. Il viaggio di nozze. Il viaggio di nozze fuori dal paradiso. A me eh, i cellini dico, mi dicono che non sono normale. Io li ringrazio. Normale è solo quello che c'è in giro. Normale, è solo quello che c'è in giro di più, senza eccezione Ma posso anche accettare Iova. Ma almeno togli quella G dolce del cazzo. Non italianizzare il nome di Dio se proprio ci tieni. Così <ride> effettivamente. Geova, esatto. Secondo Genesi 1,27, Geova creò Adamo ed Eva, un maschio e una femmina. Poi in Genesi 22 20... non è andata esattamente così. eh. Diciamo che Geova ha creato prima Adamo. Poi Adamo si stava scopando tutti gli animali del paradiso. Che effettivamente c'è scritto qui, cioè si intende questo, e, 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 e dio gli fa, ha finito. Capito? Cioè, è riferito, grazie per avermi detto che riferito ai cellini. Siccome Adamo si stava, si stava schioppettando tutti gli animali del paradiso, Dio si è un po' un attimo inalberato, anche perché pure le galline porelle, e gli ha fatto la donna. E, e, e Adamo ha detto, oh, finalmente adesso è carne della pagana, cioè, oh, finalmente adesso si tromba nella Genesi. 4 disse che l'uomo si sarebbe tenuto stretto a sua moglie. In seguito Gesù disse la stessa cosa. Le norme di Geova non sono cambiate. Gesù non ha mai detto la stessa cosa, però... È un po' come fare un viaggio in aereo. Cosa succede se una persona vuole portare sull'aereo qualcosa che è vietato? Non la... Capito? È come fare un viaggio in aereo. Nel senso, se tu puoi andare in paradiso se ti porti... Eh. Hai fatto delle cose vietate da Geova. Fanno salire. Giusto. Lo stesso vale con Geova. Lui vuole che siamo suoi amici e che viviamo per sempre nel paradiso. Lui vuole che siamo suoi amici e che viviamo per sempre nel paradiso. Ma bisogna essere suoi amici secondo le sue regole. Noi però dobbiamo seguire le sue norme. In Matteo 7, 13 e 14 si parla della strada che porta al paradiso sa che c'hai ragione Oscar, la terapia degli schiaffi, sa che c'ha ragione Bergoglio. Ah, lo sai che lo sto rivalutando. Geova dice che per entrarci dobbiamo lasciare alcune cose. Questo significa tutte le cose che Geova non approva. Credo per entrare in paradiso bisogna lasciare alcune cose, tutte le cose che Geova non approva. E se no non, non puoi entrare, c'è il metal detector in paradiso. Che tutti entrino nel paradiso, lo vuole anche Geova. E sai una cosa, le persone possono cambiare. Anche Jehova vuole che tutti entrino nel paradiso, ma devi fare quel cazzo che dice Jehova. Per questo predichiamo il messaggio di Dio. Quindi, cosa puoi dire a Emily? Allora, Cosa puoi dire alla bambina che ha due mamme? Posso parlarle del paradiso, posso parlarle degli animali e della risurrezione. Come puoi convincere una bambina che ha due mamme che questa cosa è sbagliata? Gli parlo del paradiso, degli animali che sono buoni e vegetariani in paradiso e della resurrezione. Ha perfettamente senso, ha perfettamente senso. Infatti Geo era proprio interessatissimo a evitare rapporti omosessuali. Vero Davide, vero? Eh? Ce, la, ce, la, ce la vuoi dire questa cosa di Davide che sei... È ferratissimo su questo discorso Quel frocione di Davide Ah non si può dire su Twitch la parola con la F Vabbè Me l'ho detta Dio cane che bastardi Ammaestrare i bambini così Mi incazzo Esatto Questo è proprio eh, pla Come plagiare dei minori Proprio lavaggio del cervello Formica Valeria Più vedo queste cose E più faccio il tifo per l'asteroide Eh ci vorrebbe eh, Ci vorrebbe Penso sia l'unica salvezza l'asteroide Bravissima, dai prepariamoci Dai prepariamoci, adesso studiamo un po' la Bibbia per poi poter parlare alla bambina che ha due mamme Del paradiso e, del, e degli animali vegetariani e della resurrezione Mamma mia ragazzi, che disagio mm, Questi erano solo due minuti del cartone sui testimoni di Geova eh? Ci aspetta un'ora di cartone sui testimoni di Geova ci vediamo la pro nella prossima live che facciamo, ce lo vediamo tutto. Ci spariamo un'ora di cartone sui testimoni di Geova. Preparate il silicio. Davide incontra Jonathan e niente, i loro cuori si incontrano. È cosa che ci si può fare? Lui amava Jonathan di un amore più grande di quello delle donne. Allora, leggete bene il commento di Samuel, perché questo è un passo della Bibbia di Davide incontra jonathan e c'è esattamente scritto lui amava jonathan di un amore più grande di quello delle donne che vuol dire lascio a voi l'interpretazione di questo passo vuoi che io moro chi va a pigliare <ride> arbin Questa è una storia omosessuale che è nella Bibbia. Chiara, chiara proprio lampante. 26. Io sono in angoscia per te, fratello mio Jonathan. Tu eh, mi eri molto caro. Il tuo amore per me era meraviglioso, più dell'amore delle donne. Samuele 1:26. E chissà com'è che lo amava più delle donne, eh? in quale posizione lo amava più delle donne? Eh, ce lo, dobbiamo, ce lo dobbiamo leggere questo passo, non so se ne faccio una puntata, un video. Tra l'altro figlioli, figlioli cari, qui siamo a 1972 iscritti sul canale YouTube. Vuol dire che siamo vicini ai 2000 iscritti e quindi vicini al video dell'intervista con Papa Francesco. C'è un video in cui io intervisto Papa Francesco l'altro che ha fatto vietare o avere rapporti omosessuali l'importante è evitare la penetrazione anale esatto la sodomia la sodomia fonte rabbini è vero è vero posizione in ginocchio con le mani giunte diciamo che era, era più funzionale la posizione di preghiera dei musulmani perché danno proprio col culo a pizzo allora ragazzi se eh, sopravviverò agli attentati islamici che arriveranno dopo questa live Ci vediamo con uh, Nella prossima live prossima settimana Prossimo video prossima settimana O in settimana se, se accade qualcosa durante la settimana A venire farò un altro Podcast Che lo useremo in intermezzo Per uh, chiacchierare di quelle notizie Che ogni tanto accadono e di cui non ce la faccio tempisticamente Ad occuparmi occuparmene Con i video Padre ha mai letto la Bibbia secondo Giobbe? <ride> Come no, Giobbe Coatta li le ho letti tutti i libri di Giobbe, fantastici! Fantastici! No, I lib libri di Giobbe Coatta meritano tutti! Meritano tutti! Va bene, belli di casa. Ci si vede alla prossima live, al prossimo video. Io non ho preparato la scena di chiusura, ma ci aggiorneremo le prossime volte, sistemiamo un po' di cosette. E niente, pace e bene a tutti. Mi raccomando, non strattonate il papa. E ci si vede alla prossima live. Ciao!